Oggi effettueremo l'innesto del pero. A titolo esemplificativo eseguiremo un innesto a corona e uno a spacco. Seguitemi. Intanto osserviamo le caratteristiche di questo portainnesto, che come vedete non è altro che un pollone spuntato dal dorso di questo ramo che, per cause ignote, come vedete, è cresciuto parallelamente al suolo. Da questo ramo principale comunque sono spuntati tanti altri polloni che magari possono essere anche utilizzati come altri portainnesto e realizzare su quest'unico tronco far fruttificare diverse varietà di pero. Poiché lo spessore di questo portainnesto è piuttosto ridotto, noi possiamo utilizzare anche le forbici per il taglio di capitozzatura, che noi, ricordo sempre, lo applicheremo in corrispondenza di due parti del portinnesto che siano, come dire, adeguate ad accogliere le due marze per l'innesto a spacco. Quindi questa parte, come vedete, della corteccia è molto liscia, la stessa cosa la parte, diciamo, opposta. Quindi io eseguo il taglio da qui, dopodiché utilizzo l'apposito coltello per eliminare eventuali imperfezioni del taglio e a questo punto eseguo lo spacco. Come si esegue lo spacco? Allora io posiziono il coltello in corrispondenza dei due lati che voglio utilizzare per l'innesto, lo posiziono esattamente al centro, dopodiché con una leggera pressione delle mani inizio ad affondare il coltello nel giovane virgulto che funge da portainnesto fino a quando il coltello non affonda per, diciamo, 4, 5, 6 centimetri. Dopodiché estraggo il coltello e a questo punto preparo la marza che, ricordiamo, sono state opportunamente conservate a temperatura bassa. In particolar modo queste sono state conservate semplicemente nel frigo, avvolte in una busta di polietilene scura. Come vedete, si sono conservate perfettamente. Per chi segue i miei video sa anche che le marze si possono conservare in maniera più naturale direttamente nel terreno nudo. Ecco qua, queste sono le nostre marze. Come vedete, sono in perfetta forma, sono ben idratate e sono anche, ci sono le gemme che non sono per nulla, che non accennano per nulla a schiudersi, quindi sono perfette per l'innesto. A questo punto inizio a prepararne una e vediamo. Intanto ricordiamoci sempre che quando abbiamo del materiale plastico non lo dobbiamo mai disperdere nell'ambiente. In questo caso questa carta gommata io la conservo perché poi la riciclo nella differenziata. Allora vediamo come si prepara la marza. Allora, questa è la marza che mi accingo a preparare. Intanto scelgo una delle gemme che io voglio, come dire, che compaia come alla base della marza, che è praticamente questa qui. Per cui io eseguo l'affilatura nella parte sottostante a questa gemma. Dunque io mi posiziono in questa maniera ed eseguo il taglio di affilatura. Ricordiamoci che questa parte sottostante va eliminata. Alcune volte la possiamo eliminare direttamente con un taglio delle forbici, con le forbici, oppure si può eliminare direttamente quando eseguiamo il taglio, perché poi la parte sottostante, come vedete, io affilando la marza praticamente la elimino.
un'altra attenzione a cui, un altro particolare a cui bisogna prestare attenzione, la parte esterna, quella che diciamo compagia con la parte esterna, dobbiamo lasciarla di uno spessore leggermente superiore rispetto a quella interna. Questo perché quando noi andremo a inserirla e legare l'innesto, le parti cambiali aderiranno sempre più intimamente tra di loro. Quindi a questo punto la posso inserire facendo sempre attenzione affinché i tessuti cambiali coincidano. I tessuti cambiali sono i tessuti che si trovano tra questa corteccia e la parte legnosa, è un sottilissimo strato. Questo tessuto sottilissimo, che si chiama appunto cambio, deve coincidere con l'altro tessuto sottilissimo cambiale che si trova sul portinnesto. Quindi io devo fare in modo che quando inserisco la marza questi due tessuti entrino in contatto. Questo è un momento molto delicato. Ricordiamoci che far coincidere i tessuti cambiali non significa necessariamente che la corteccia esterna della marza, come dire, corrisponda perfettamente con la corteccia esterna del portinnesto, perché quelli che devono coincidere sono i tessuti cambiali, per cui alcune volte c'è bisogno che la marza debba, come dire, rientrare leggermente all'interno rispetto alla corteccia esterna, come in questo caso vedete che è leggermente più interna la marza, proprio perché il tessuto cambiale della marza è quella del portinnesto. Per farli coincidere io questa la devo far rientrare perché hanno uno spessore di corteccia diciamo differente. A questo punto che cosa bisogna fare? Bisogna lasciare un numero di gemme non eccessivo, quindi in genere se ne lasciano 2, 3, alcune volte esagerando 4, quindi in questo caso noi ne lasciamo 3 e trongo al di sopra dell'ultima gemma. A questo punto preparo una nuova marza, sempre eseguendo la filatura che vi ho già mostrato, anche in questo caso devo lasciare un massimo di vediamo un po', anche qui lasciamo 3 gemme. Passiamo all'operazione successiva, che è quella della legatura. In questo caso io utilizzo della rafia, prodotto naturale biodegradabile, e inizio a legare partendo dalla parte superiore, prestando ben attenzione alle marze che coincidono perfettamente nel punto in cui sono state inserite, e piano piano, man mano che continuo a legare, scendo verso sotto fino a ricoprire la totalità, si può dire, dello spacco. Spacco, come vedete, si è richiuso sotto le volte della rafia. A questo punto passiamo all'ultima operazione, che è quella di cospargere tutto l'innesto di uno strato di mastice apposito per innesti. Io curo soprattutto la parte in cui è avvenuta la ferita principale, cioè lo spacco, e presto molta attenzione alle parti in cui le marze si infilano nel portainnesto, quindi sia
questa parte qua, sia questa parte retrostante. Accompagno qui sotto perché, come avete visto, il taglio è sceso abbastanza in profondità, e avvolgo il tutto con uno strato di mastice fino a formare una sorta di camera stagno. In questa maniera non c'è pericolo che possano entrare all'interno delle ferite né aria né eventuali agenti patogeni. Anche in questo caso, in questo lato qua, io sigillo per bene. Adesso si può dire che si è creata una camera stagno. Prima di chiudere, non dimentichiamo di sigillare le marze anche sulla parte in cui è stato eseguito il taglio, perché da questo lato potrebbero facilmente disidratarsi prima di attecchire. Quindi cospargiamo per bene. A questo punto direi che possiamo passare all'altro innesto, che è quello a corrente. Osserviamo adesso come è composto quest'altro portainnesto. Come vedete, sono due branche che si ripartono dalla base, per cui noi dobbiamo scegliere o l'uno o l'altra per evitare di fare un doppio innesto. Allora, quella più robusta sarebbe questa. Quest'altra però ha un'altra caratteristica, cioè quella di essere più verticale rispetto all'altra. Noi possiamo scegliere indifferentemente l'una o l'altra. Scegliamo questa che è più verticale, e una volta che scegliamo questa iniziamo ad eliminarci quest'altra che non ci servirà più. Facciamo un taglio alla base. A questo punto noi ripuliamo il portainnesto da questi rametti. Facciamo attenzione quando eliminiamo questi rametti, cerchiamo di rispettare il colletto di corteccia, che è questo rigonfiamento. Non tagliare mai questo colletto di corteccia, ma troncare dove c'è praticamente, come si vede in questo caso, sembra quasi che il ramo sia stato attaccato. Guardate un po', vedete, c'è subito un restringimento. Questa è la zona ideale per eliminare i rametti, che altrimenti si creerebbero delle ferite molto molto invasive e potrebbero danneggiare il tronco, il futuro tronco di questo albero di pero. Scegliamo il punto preciso dove vogliamo eseguire l'innesto. Anche in questo caso io posso utilizzare le forbici oppure il seghetto. Utilizziamo le forbici, un taglio netto, utilizziamo il nostro coltellino per qualche rifinitura. Dopodiché abbiamo detto che in questo caso noi eseguiremo un innesto a corona. Vediamo come procedere. Intanto qui sopra noi potremmo inserire due, massimo tre marze, quindi possiamo sceglierci due lati o vediamo eventualmente tre. E una volta che io ho scelto il lato su cui innestare, che cosa faccio? Posiziono verticalmente il coltello sulla corteccia a una, diciamo, profondità di, diciamo, 4 cm, 3. Dopodiché, con una leggera pressione delle dita, io lascio affondare il coltello nella corteccia. A questo punto, prima di estrarre il coltello, io allargo, diciamo, come se fossero due linguette, i due lembi di corteccia che ho appena inciso, da una parte e dall'altra. Vedete, la stessa cosa faccio nella parte opposta, allargo da una parte e dall'altra. Vediamo adesso come preparare la marza per l'innesto a corona. Intanto la parte sottostante noi la eliminiamo. Adesso la marza noi la prepariamo tenendo conto di questa gemma, che deve essere poi all'esterno del portinnesto. Quindi io che cosa faccio? Taglio all'interno, inizio a fare un taglio diametrale, dopodiché inizio a togliere la parte sottostante.
Ecco qua. Una volta che ho asportato questa prima parte all'interno della marza, che cosa faccio? Qui sotto creo una punta in questa maniera. Ai lati asporto due striscioline di corteccia, facendo attenzione a non incidere il legno, perché il legno del rametto non va inciso. La stessa cosa faccio da quest'altro lato, un taglio molto delicato qui. Eventualmente noi possiamo anche raschiare in questa maniera, perché così facendo noi scopriamo il tessuto cambiale. E il tessuto cambiale, che si trova praticamente qui, adesso che io inserisco la marza, guardate un po', questo tessuto cambiale inevitabilmente va in contatto col tessuto cambiale che si trova sotto questa corteccia. Quindi io adesso la infilo fino in fondo ed ecco che sia questo lembo sia quest'altro praticamente si trovano, come dire, ad abbracciarsi, ad avvolgersi sulla marza con il tessuto cambiale scoperto. Visto che visto che il portinnesto è in pieno risveglio vegetativo, la linfa che prima doveva raggiungere le foglie, visto che qua trova questa strozzatura, inizierà ad accumularsi in questa zona qui. E accumula oggi, accumula domani, praticamente il cambio della marza inizierà praticamente a succhiare questa linfa e quindi inizieranno a sbocciarsi, inizieranno a schiudersi le gemme che noi lasciamo su questa porzione di rametto. Come al solito noi lasciamo 2-3 gemme al massimo, quindi possiamo anche già troncare alla terza, 1, 2, 3, quindi possiamo già troncare da qui. A questo punto preparo l'altra marza. Chi ha visto i miei video sa benissimo che le marze le posso preparare in due maniere, anche facendo questo taglio obliquo. Naturalmente qua creo sempre la punta. Qua c'è ancora la carta gommata che io provvedo a eliminare tramite l'asportazione di una strisciolina laterale da un lato, una strisciolina laterale dall'altro lato. Raschiamo un po' anche per eliminare questa carta gommata e come vedete in questo caso si vede benissimo che il tessuto cambiale è scoperto, perché il tessuto cambiale è questo velo che sta tra la corteccia e la parte legnosa. Inserisco la marza nel portinnesto e anche in questo caso aderisce perfettamente sotto i lembi del portinnesto. Anche in questo caso contiamo 1, 2, 3 gemme e tronchiamo. Ultima operazione, la legatura. Visto che quello precedente lo abbiamo legato con la rafia, adesso vi mostro un altro prodotto ottimo per gli innesti. È questo nastro estensibile auto adesivo. Noi eliminiamo la parte esterna, questa parte plastica. Naturalmente noi non la buttiamo, la conserviamo, perché poi la dobbiamo buttare nella differenziata. E poggio il capo della benda su questo lato e inizio a tirare avvolgendo intorno all'innesto. Come vedete io più tiro e più questa benda si allunga, quindi è estensibile. Vedete che qua si è richiuso perfettamente tutto l'innesto. A questo punto addirittura io posso anche passarla all'interno in maniera che si protegge ancora meglio l'innesto e si occludono maggiori fori che si intravedono appunto dopo aver eseguito il taglio e aver inserito la marza. A questo punto che cosa faccio? Questa qua abbiamo detto che è autoadesiva, quindi già abbiamo richiuso l'innesto, però non possiamo tralasciare anche in questo caso una
uno strato di cospargere uno strato di mastice. Quindi siamo sempre nelle zone più vulnerabili, che sono quelle vicino al taglio, sia da una parte sia dall'altra, e anche se qua ormai è perfettamente aderita, non c'è possibilità che entri aria, noi comunque passiamo sempre un po' di mastice per creare un involucro perfetto. Queste zone qua noi le dobbiamo sigillare, quelle meglio di tutte, queste qua, vedete? Queste qua intorno alla marza, proprio nel punto in cui si inserisce nel porto innesto. Io vi consiglio sempre, specialmente se fate degli innesti uno dopo l'altro, di procurarvi una piccola bottiglietta piena d'acqua, in maniera che quando finite di fare un primo innesto voi inserite questo pennellino all'interno della bottiglietta dell'acqua, perché altrimenti dopo pochi minuti già si ingrosta, e quando andrete a cospargere di mastice l'altro innesto avrete delle difficoltà. Quindi sempre una piccola bottiglietta d'acqua, e con una pena termino lo metto qui dentro, e fra 3-4 minuti, quando dovrò cospargere il mastice su un altro innesto, io ce l'ho già pronto, come dire, senza ingrossature, per essere utilizzato. È trascorso poco più di un mese da quando abbiamo eseguito l'innesto sul pero. Scopriamo l'esito. Naturalmente eliminiamo tutto ciò che è fuoriuscito al di sotto del punto di innesto, tutta la parte selvatica. La eliminiamo adesso, che è tenerissima.